Ciao popolo di YouTube e di internet, io domani vado via, rimarrò fuori per un mesetto e mezzo, fuori da casa, e affido la gestione della mia camera, che diventerà un bed and breakfast. Sì. Affido la mia camera alla presidentessa Antonia Papa, Maria Antonia Papa, e ai suoi collaboratori. Gianluca. Lui non è un collaboratore. Come ti chiami? Ferraris? L'altro cognome qual è? Vabbè, dai! Gianluca Ruggeri Ferraris. Cavaliere. Francesca. Firmiamo i documenti, firmiamo i documenti. Francesca Pilani, Anna Sartori. Oh, inquadra Anna Sartori. L'ho già inquadrato. Mezz'ora che mi inquadri. Momento firma del contratto. Fabiana Garofalo. La stanza da questo momento è nostra. Devi anche completare il tuo. Il tuo passaggio delle chiavi. Passami le chiavi. Simboliche. Ah no, sono queste. La 5016 diverrà il nuovo postribolo di Berlioz. Grazie. Anna, in quanto addetta al materasso, posso farti una prenotazione per il prossimo mese? Mi dica. Allora, mi servirebbe dal 14 al 18 marzo, cioè il 18 marzo te lo posso riportare già al mattino. 18 marzo? Sì, check-in il 14. Allora, il 14 facciamo verso che ora? Sono disponibile dalle 13 alle 18. Quando... Ho in corso i lavori per il bed and breakfast. Ecco, abbiamo assunto il tutto fare. Sì, è arrivato il tutto fare di Berlioz. Bob l'ha giusto tutto. Non ce la fa lui, ha una mano ferita. È un cuore ferito. È il diavolo. Allora, prima regola per un buon bed and breakfast. Assicurare una buona colazione agli ospiti. E qua il pomodoro. Mi dono un pomodoro. Allora, ci sono ovviamente anche degli impegni burocratici. E infatti, come potete vedere, stiamo per andare in posta a far firmare tutti, tutti i documenti per ovviamente, anzi in banca. Sì. Stiamo andando in banca. Siamo pronti? Ok. Allora, non abbiate paura perché ci sono tante cose da fare, ma ci riuscirete con un po' di impegno e noi ne siamo la prova vivente. A volte vi toccherà fare dei viaggi di lavoro, anche in orari un po' scomodi. Perché tu 8 gradi, no, è 5,54. Viaggio di lavoro time, ti vedi. Abbiamo portato... Allora, con l'aiuto dei miei tuttofare siamo riusciti a creare in camera di Fabiana questa oasi. Spa. Sì, è giusto una piccola piscina. In cui gli amanti possono fare il bagno e divertirsi. La cosa importante è non dimenticarsi di se stessi e trovare anche degli spazi, oltre al lavoro, per prendersi un attimo per se stessi ed ammirare la natura. Certo. San Padello. Allora, come servizio aggiuntivo potete anche proporre la mezza pensione. Mezza pensione. Per la cena abbiamo anche pizze preparate da un esperto pizzaiolo napoletano. E oggi meeting di lavoro tra tutti. È troppo bello, non l'avevo visto fino adesso. Scusa, è per il lavoro. Però la volta scorsa l'ho mangiato. Era questo che dicevo io prima. Questo l'avevo mangiato la volta scorsa. Il sushi wave. Questa è tutta la mia equip. 84. Passo di là. Morta. Mescolare le cose da sperare. Uno dei servizi del nostro bed and breakfast è l'aperitivo offerto ogni sera prima di andare a dormire ai nostri ospiti. Prima di andare a dormire col sole. Offriamo anche il sole qua. Perché noi, se vogliamo, possiamo offrire il sole anche alle, diciamo che quindi adesso sono le 10 di sera. Cin. Vai. No, Giacomo. Giacomo, vai via, Giacomo. No. Bella. No. Guarda che a me piace quella torta, però, O fai una cosa fatta bene e poi la ricompri o no. Allora, alla fine, se avrete seguito tutti i nostri consigli che vi avevamo dato durante il film,
riuscirete a rendere una semplice stanza, come era appunto la stanza di Fabiana, uno splendido hotel chateau. Eccolo. Ristrutturato. Ristrutturato. I lavori sono finiti. Siamo noi le imprenditrici della città. Ciao.